Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant ici. It's warm inside. My door's open wide. Don't stand outside. You can see from far away. It's the kind of place you'd like to stay. Kick off your shoes, forget your stride. Welcome to my life. Everything is full of light. Il fait gris dehors. Ne t'inquiète pas, mon amour. Plein de couleurs dans mon cœur. Far away, it's the kind of place you like to stay. Kick off your shoes, forget your stride. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head. Close your eyes. Welcome to my life. Possibilità di aiutarti nella pittura che ti sta
che stai intraprendendo per amore della tua città. Non ho nemmeno la possibilità di prometterti il mio voto, già che, come sai, non risiedo a Messina. E però qualcosa di te ha avverto l'obbligo morale di dire, e io che ti ho conosciuto proprio in virtù del tuo antico impegno nella società. I nostri campi di intervento, io spesso impegnato nelle aule di giustizia a tentare con le mie modestissime capacità professionali di strappare brandelli di verità e di giustizia in favore di familiari di vittime della mafia. Tu attivo dovunque ci fosse da difendere un diritto, collettivo o individuale, fosse la tutela del territorio, della salute, della cultura o dei diritti dei ragazzi, potevano essere sideralmente lontani. Tu li rendesti pressoché confinanti, presenziando spesso nelle aule di giustizia in occasioni importanti del processo per l'omicidio di Graziella Campagna, insieme a non troppe altre persone, fra le quali sicuramente Antonio Mazzia e Sonia Alfano. Ho partecipato agli incontri che nel tempo si sono svolti in tutta la provincia per restituire a tutti i cittadini la verità sull'omicidio di Graziella Campagna, sull'assassinio di Beppe Alfano, sull'uccisione di Attilio Manca, sulla persecuzione contro Adolfo Parmaliana. E approfittando di quegli incontri, tu riuscivi a far scoprire agli uomini, alle donne, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze della nostra terra, questioni altrettanto importanti e per cui valeva la pena spendersi. E così, insieme ad altri, sei riuscito a tenere insieme, a Messina, il tema della lotta alla mafia e quello della difesa dei diritti sociali e civili, dimostrando a tutti che cittadini liberi e pensanti, fuori da ogni apparato di potere, potevano ottenere risultati a beneficio di tutti e sostituirsi a una classe politica che a Messina è riuscita nell'impresa davvero titanica di essere peggiore che nel resto del paese. Avendo divisto all'opera per lunghi anni, c'eri tu sul pilone a Torre Faro ad osteggiare insieme a tanti la follia del ponte. C'eri tu insieme a tanti a reclamare condizioni minime di dignità nell'assetto urbano di Messina. C'eri tu a urlare contro lo scempio dei beni culturali in città, c'eri tu a pretendere che a Messina legalità e diritti, come dovrebbe essere normale in ogni luogo del pianeta, camminassero di pari passo. Sono fiducioso nella possibilità che anche da sindaco di Messina manterresti integra la coerenza morale che ha sempre mosso il tuo passo e sorprenderò qualcuno forse. Sono fiducioso anche nella possibilità di vittoria di questo progetto politico. Infatti è proprio in momenti di cupezza assoluta come quello attuale che le utopie sane possono realizzarsi. E in momenti come questo dal signor disperato racconto da Brecht, ecco, per evitare di annegare, non trovando una barca che potesse salvarlo, scopre di poter nuotare e di essere in fondo una barca egli stesso. Ecco, caro Renato, tu stai tentando di essere la barca per la cittadinanza messinese, per quei cittadini umili che mai e poi mai rientrano nei pensieri della classe politica. Moralmente e politicamente sono lì con te, per quel nulla che possa valere il mio sostegno. L'invito che al contempo ti rivolgo è di non smettere mai in questa avventura politica di volare alto, alto come quando ti arrampicavi sul pilone a sventolare la bandiera no ponte, riuscendo empiricamente a unire la terra e il cielo per una meravigliosa azione politica, per me la più bella immagine che rimane della storia di Messina degli ultimi decenni. Restituisci insieme alle tante belle persone che ti sostengono dignità ai messinesi, che il vostro programma sotto la tua candidatura preveda la tutela degli ultimi di questa città, della terra e dell'aria e dell'acqua, della cultura e del sapere, delle periferie abbandonate, dei bambini, delle infrastrutture scolastiche, delle regole valide per tutti, dei diritti civili e sociali e della lotta a tutte le mafie, alla mafia che spara e alla mafia del cemento, alla mafia dell'università e alla mafia degli uffici pubblici, alla mafia dell'informazione di regime e alla mafia che strangola l'economia, tutte le mafie che hanno avvelenato la vita dei cittadini messinesi. Prendo in prestito le parole del sommo filosofo. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Sia questo lo spirito di fondo dell'avventura elettorale che comincia oggi, caro Renato, e sarà un'avventura vincente. Vincente per te, anzi per voi, ma soprattutto per il bene di Messina e di tutti i messinesi. Fabio Lenti. Siete tantissimi e questo è già il presupposto migliore. Vi ringrazio.
Grazie a tutte e a tutti per l'opportunità che mi date di contribuire al progetto Renato Accorinti Sindaco. Non ho intenzione di fare analisi dei massimi sistemi o citare numeri disastrosi su ciò che riguarda l'occupazione o i cassa integrati, ma vorrei con voi partire dalla centralità del lavoro, così come stabilito dalla nostra Costituzione, che all'articolo 1, primo comma, cita che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Da qui si evince facilmente la centralità del lavoro in una società. Però, se spostiamo questo a Messina, dobbiamo ammettere con tanta amarezza che il diritto al lavoro è stato trasformato in un nutrimento per la clientela. Scusate, per il clientelismo. Tante sono le realtà lavorative in cui la cappa messa dalle lobby politico-sindacali trasforma il diritto ad essere occupato in una delega in bianco dato al padroncino di turno, in una svendita della dignità. Dinamiche che si svolgono in stanze chiuse e più e aperte a chi tutela interessi personali e non collettivi. Secondo me, la svolta passa dallo scardinamento di queste dinamiche, dalla partecipazione di tutti ai processi risolutivi. Ritengo inoltre che il principio caratterizzante questi processi deve essere la giustizia sociale e non può e non deve essere la logica della mannaia che abbiamo subito finora. Non si può permettere che si effettuino tagli sui servizi sociali prescindendo dalla considerazione che sono prestazioni svolte ai più deboli della nostra società e che ci sono circa 700 operatori che quotidianamente svolgono il loro dovere. Non si possono rinviare le decisioni riguardanti l'ATM riducendo ai minimi termini servizio e lavoratori. Dobbiamo parlare di un servizio pubblico integrato con treni e navi che parli di civiltà e non di sfascio. Non si può rinviare ulteriormente la scelta su come gestire i rifiuti. Abbiamo l'obbligo di prospettare un sistema di raccolta differenziato che sia sinonimo di garanzia per lavoratori e cittadinanza. Non possiamo continuare ad avere un'amministrazione assente o poco vigile sui privati, che dietro l'alibi degli investimenti depauperano il territorio e la dignità dei lavoratori. Secondo me la differenza passa da come noi tutti parteciperemo alle scelte fondamentali per la nostra città, come tutti noi diventeremo protagonisti dell'agire comune per fare il bene di una città bella ma mortificata per troppi anni. Giovanni Renzo. Io non essere di accordo. Ciao a tutti. Chi mi conosce sa che sono una persona abbastanza schiva. Io preferisco suonare piuttosto che parlare. Però questo progetto di Renato devo dire che mi ha entusiasmato. E mi ha entusiasmato in un momento in cui pensavo di andarmene da questa città. Un giorno ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato e ancora non c'era nemmeno in mente questa idea, però devo dire che lui ha sempre un entusiasmo contagioso e allora non potevo non rompere il mio abituale riservo per dire qualcosa su questo progetto. Sapete, chi come me lavora con l'arte, con la musica, la letteratura, il teatro, il cinema, è abituato a trasformare i sogni in realtà. E, come scriveva Shakespeare, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E, perché dico questo? Perché io penso che Renato sia un artista in questo senso, e i
i grandi progetti vivono prima nei sogni e nei desideri dei visionari, dei pensatori, visionari e creativi. E secondo me Renato è uno di questi, perché ha sempre lavorato su progetti che poi devo dire si sono realizzati, non erano solamente sogni, ma sono diventati realtà, come quelli di impedire che un panorama così bello fosse violentato da un'opera inutile, o come il recupero delle nostre radici, della nostra storia. L'archivio storico era posizionato in un luogo degno di rappresentare la nostra storia, le nostre stesse radici. Ora c'è questo nuovo progetto, quello di trasformare una città calpestata e umiliata da anni di cattiva amministrazione in una città vivibile, a misura d'uomo e, come dico sempre io, che adesso un bimbo piccolo, a misura di bambino, questo è importante. E poi Renato è una persona che conosce il valore della cultura. Io credo che la cultura, il livello culturale di una città sia lo specchio del livello sociale. E noi in questo momento, dal punto di vista culturale, che è poi il mio ambito, abbiamo un ente teatro che va avanti con enormi difficoltà, un'orchestra e tutti i lavoratori del teatro che vivono una condizione di precariato, abbiamo cinema che si trasformano in supermercati, abbiamo luoghi che sono stati dimenticati e rovinati per 17 anni, l'ex teatro in fiera, finché un gruppo di ragazzi giovani, entusiasti, educati, preparati, non si sono presi il compito di restituirlo, di farlo rivivere e donarlo alla città. Ecco, credo che Renato sia la persona giusta per dare nuova vita anche culturale alla nostra città, e anche perché poi non dimentichiamoci che la cultura e il turismo portano lavoro, e la nostra città, ma in generale io penso la Sicilia, dovrebbe e potrebbe vivere di cultura e di turismo. E poi c'è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto, per cui mi piacerebbe che Renato rappresentasse tutti noi e fosse sindaco. Vorrei sapere se poi indosserebbe la fascia tricolore sulla maglietta No Ponte. Devo dire che mi ha commosso già solo vedere questa sala strapiena, perché è segno di una cittadinanza che continua a voler amare questa città nonostante finora si sia solo manifestata una grande indifferenza da molti di quelli che l'hanno finora amministrata. Io dico soltanto una cosa, perché altri prima di me hanno detto cose ben più importanti. Confesso di aver pensato che Renato fosse matto a volersi candidare sindaco, perché quella che aspetta chiunque abbia questo onere è una grande, grandissima gatta laterale, perché è una città veramente allo sbando e i problemi sono infiniti. Siccome però faccio parte di quella categoria di persone che ha la follia nel sangue, perché credo che nulla sia impossibile se solo lo si vuole, allora io credo che Renato sia la persona giusta, perché quello che ha fatto in tutta la sua vita non l'ha mai fatto per sé, ma l'ha fatto sempre per gli altri. Che gliel'abbiano chiesto meno, è sempre stato attivo per fare qualcosa per il prossimo. E questa città ha bisogno di amore disinteressato, che restituisca dignità e civiltà.
diritto al lavoro, come si diceva prima, e legalità. E se c'è una persona che lo può fare è colui che la ama, che è voluto rimanere, che ha affrontato battaglie anche da solo, che poi ha trasformato la sua voce in un coro al quale appunto si sono poi o meno associate altre persone. E penso che Renato sia veramente quello di cui questa città ha di bisogno. Non aggiungo altro perché è giusto che... cittadino, se così insomma presentato, dicendo: guardi, io sono a favore del ponte, però la voterò, perché comunque quello che ci unisce è l'amore per questa città. Quindi insomma è trasversale, questo lo dico anche a chi pensa che possa essere insomma una battaglia molto difficile. In realtà Renato riesce pure a raccogliere lì dove non pensiamo di solito, insomma. E adesso leggo l'altro intervento. E Michele Cannavò, vedo dal Museo del Fango. Carissimo Renato, mi spiace non essere presente stamani con voi anche fisicamente, ma sono stato trattenuto a Milano da impegni improvvisi. Sappi però che ovunque tu dirigi il tuo impegno mi avrai al tuo fianco, ho sempre ammirato le tue battaglie e il tuo esserci con le idee e le azioni. La città di Messina ha l'inderogabile necessità di persone per bene che la conducano fuori dal fango in cui per decenni persone corrotte e incapaci l'hanno cacciata fino a farla soffocare. Tutto il nostro paese ha bisogno di persone per bene, che lavorino bene per il bene di tutti, come hai sempre fatto tu. E non ci raccontino oggi gli stessi responsabili dell'asfissia con quell'ipocrisia che li contraddistingue, che c'è bisogno di cambiamento. In un paese normale non sarebbero degni di ascolto. Ma il nostro è un paese ammalato, inclinato da cialtroni e delinquenti in combutta fra loro sempre. Il cambiamento, il vero cambiamento fatto di lavoro e di impegno, è già cresciuto in questi ultimi decenni con persone come te, che hanno spesso se stesse nella città, nel luogo di lavoro e nel loro pensiero, in una parola facendo politica, tutta maiuscola, ovvero vivendo degnamente nella e per la loro città. Nessuno si diva più, da destra a sinistra, di capitalisti politicanti, falliti e ignoranti, che propongono ricette avvelenate, i vecchi partiti, luoghi che dovrebbero essere di discussione e di elaborazione di idee ridotti a concetti di interessi, spesso paramafiosi e governati dal più forte, ovvero dal portare di voti controllati dal ricatto. Le nuove formazioni, troppo spesso pilotate da un guru, di per sé forse ottima persona, ma che con il miele che si cerne attira troppe mosche svolazzanti che impazziscono al primo freddo. So che accanto a te, non solo attorno a te, si sta aggregando molta di quella Messina per bene che è capace ancora di vivere e sognare. Confida della tua candidatura a primo cittadino ed anch'io. Quindi contribuirò, per quel che so fare e pensare, affinché si compia un destino possibile, nel dirti arrivederci a presto e ti abbraccio con calore che ti prego di estendere a tutti i presenti. Michele Cannavò. Io vorrei l'intervento di Gianluca Manca e Piero Campagna, che non vedo in questo momento, perché stavo, ecco, ho esitato perché cercavo nel pubblico i visti prima. Ecco. Un applauso, Gianluca Manca e Piero sono scopo era di restituire l'onore e la dignità a una bambina di 17 anni che ci sarà la mafia. E nonostante
nonostante questi 18 anni di lotta, ti ho visto sempre vivace, una persona veramente meglio di un fratello, come se eravate fratelli di Graziella, credetemi. E perciò dico che sei la persona veramente meravigliosa. E tu sai quello che ti aspetta, no? Perché amministrare una città, non è facile, non è facile perché oggi nella politica c'è ben poco di credere, no? Però nella persona come te, veramente credimi, io vedevo la persona che se dovessi essere sindaco di questa città, ne sono convinto che da casa tua al comune andrai con la bicicletta, veramente. Non ci sono niente. Che dire, un consiglio che ti posso dare, vedi, oggi siamo tutti stanchi di questa politica, no? Ci sono bambini che soffrono, famiglie che soffrono, stiamo arrivando proprio al limite. E quali sono le responsabilità? Le responsabilità sono che il vero politico, la vera persona che assume delle responsabilità, il suo popolo lo deve guardare dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso come tutti fanno. E dobbiamo prendere esempio da una persona stupenda, meravigliosa, che ha perso la vita per noi, che è stato il primo politico, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è stato messo al palo perché? Perché era corretto, amante di giustizia e di legalità. Quindi, oggi la cosa più bella è qua vedere pure la mamma di Fabio Felici, il dottor Marcello Minasi, veramente è un onore, averli qua, è un onore. Renato, io sono molto emozionato, guarda, credimi. Comunque, ti dico forza, auguroni, e cerca di essere sempre quella persona che sei stata fino adesso. Speriamo bene e grazie a tutti. Io sono felice di essere qui, di parlare a nome sia mio che della mia famiglia nei confronti di, non di un candidato sindaco, ma nei confronti di Renato Accoglienti, nei confronti di una persona onesta che è Renato Accoglienti. Perché vedete, questa politica, specialmente quella della nostra provincia, se non si aveva un curriculum criminis, chiaramente non si poteva fare un politico. Quindi è una cosa strana non essere oggi. E sostenere finalmente una persona pulita, una persona onesta, una persona che invece ha un curriculum vitae e non criminis, non indifferente di tutto rispetto, quale appunto quello di Renato Accoglienti. E la cosa, certo, come diceva Piero Campagna, è una città particolare, una provincia particolare. Certamente non è la provincia barba così come è stata ritenuta per decenni, ma molto scaltra, anzi. E quindi dovrai aprire gli occhi, specialmente non farti suggestionare dalla bellezza dei cappotti e dalle pseudo persone per bene, così come si dice. Anche perché è una città difficile, una città che tra l'altro, nonostante ci fosse stata una denuncia nel 2008, tra il 2008 e il 2009, e voi dovete sapere che quando si parlava di cultura, che in tutta la Sicilia ci sono, dovrebbero esserci 14 teatri, però soltanto 12 si ha la notizia e la consapevolezza di questi. Di uno, il tredicesimo, si sa dov'è, ma non è stato ancora scoperto, ed è proprio qua Messina. Addirittura si trova sotto il sagrario del Cristo Re e anche il palazzo dell'ex Miliare. Nonostante appunto, ripeto, che sia stata una denuncia nel 2008 su segnalazione della provincia nei confronti della sovrintendenza di Messina ed anche dello stesso comune di Messina, ad oggi non si sa nulla. Quindi l'importanza della presenza di Renato Accoglienti è proprio anche la cultura. Perché, come diceva Federico Garcia Lorca, se la cultura costa, costa ancora di più non averla.
tanto non era programmato il mio intervento, però vedendo questa sala mi sono sentito ispirato, l'adrenalina è più di quanto mi sarei aspettato. E questo mi dimostra quello che mi aspettavo, ma sicuramente oggi è, ripeto, è più di quello che avevo nella mente, che Renato, oltre alla sua proposta politica che lui non mancherà di raccontare nei dettagli a tutti, è una persona che aggrega. Proprio ho voluto fare l'intervento perché ho visto delle persone che nelle lotte di tutti i giorni magari vanno verso l'obiettivo comune ma partono strade diverse. La persona e la persona della Terrigano ci ha aggregato tutti in questa stanza, siamo tutti insieme e penso che insieme possiamo fare non questa campagna elettorale, questa lotta, perché Renato, magari qualcuno è convinto che la candidatura sarà il solito del suo volo, il solito volo di protesta, però saranno delusi, perché io sono convinto che noi questa campagna elettorale, questa lotta ce la giochiamo e la vinciamo. L'intervento non era programmato, ma sono voluto venire perché in questa stanza, dopo tutte le stanze che passiamo giornalmente per le vertenze dei lavoratori, per tutto quello che affligge Messina, dove si respira il clientelismo, dove si vedono sempre le solite facce, i soliti usoloni, io vedo una stanza dove si respira onestà, gente buona, giovani puliti, che stanno conducendo una proposta più che politica, civica direi. Perché Renato ci incontriamo tutti i giorni nelle battaglie, nelle lotte, ci abbracciamo quando ci vediamo per strada, ormai è diventato quasi un rito. E devo dire che non è la prima volta che si propone a Renato di provare la candidatura. Io lo ricordo da tempi, da giurassico, lui ha sempre detto no perché pensava che magari poteva la sua lotta, le sue lotte anche personali potevano essere inficiate dalla candidatura. Questa volta 3.000 firme l'hanno convinto che non è così, 3.000 firme, quindi non è stata una sua decisione personale, non è stata una presa di posizione individuale, ma già la candidatura è stata una proposta collettiva, di una collettività che per una volta, in un certo tipo di pensiero politico, è variegata. Non è unilaterale, è variegato, ci sono tutte le realtà di un certo tipo di pensiero riunite in questa stanza. Se non si vince così, perdiamo tutte le speranze, l'ultima speranza sosteniamo fino alla fine. Leggo l'ultimo intervento che è Bisogno Alfano. Buongiorno a tutti, cercherò di essere breve anche perché non sono solita a utilizzare giri di parole per esprimere il mio pensiero. La candidatura a sindaco di Renato Corinti è un'occasione unica per la città di Messina, l'occasione da non perdere. Renato è un personaggio straordinario che non ha mai fatto sconti a nessuno, lo si ama o lo si odia. Io lo conosco ormai da diversi anni, con lui ho condiviso alcune battaglie, ho potuto apprezzare l'onestà intellettuale, l'amore per la sua terra, l'energia profusa nella difesa del territorio, dell'ambiente, della cultura e dei diritti. Specie i diritti degli ultimi, gli emarginati, gli invisibili, i dimenticati. Renato Corinti significa uguaglianza, rispetto delle idee di tutti, democrazia, sensibilità, solidarietà. È balzato agli onori della cronaca grazie al suo infaticabile impegno contro il mostruoso progetto del Ponte sullo Stretto. Ma non dobbiamo dimenticare che Renato ha alle spalle decenni di attivismo e battaglie civiche di ogni genere, che spesso gli sono costate care. Le sue qualità umane e quelle politiche dovrebbero ormai essere sotto gli occhi di tutti. Al contrario di molti altri, lui è schiavo soltanto dell'amore che nutre per la città. Niente amicizie chiacchierate, niente politicanti di mestiere, niente partiti. Libero, così è Renato. La sua aspirazione non è certo quella della comoda poltrona. Lui è sempre stato in mezzo alla gente e continuerà a farlo. Non lo vedrete mai girare in auto blu né stringere la mano a personaggi loschi. Non farà affari con le mafie e le cricche. Non si occuperà di sistemare i propri amici e parenti negli enti di formazione professionale, bensì si preoccuperà del bene comune, come ha sempre fatto e come nessun altro potrebbe fare. Per una volta Messina ha l'opportunità di eleggere sindaco una persona per bene, slegata dai potentati che l'hanno sempre soffocata, una persona che non perderà il contatto con la realtà e che non tradirebbe mai i suoi concittadini. Si metterà al servizio della città e lo farà con l'entusiasmo che lo contraddistingue. Messina, con Renato Corinti sindaco, proverà una sensazione inedita,
quella della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della città. Non è un'utopia. Con il sostegno della parte migliore di questa città potremo riuscire a realizzare il sogno. Io sono al vostro fianco, Sonia Alfano. Vi ho raccolto 3380 firme, secondo me molti di voi qui dentro non hanno neanche firmato, quindi siamo molti, ma molti di più. Ma adesso veramente vi lascio questo flusso di energia e entusiasmo. Renato Corinti. Subito facciamo vedere il simbolo. Il simbolo che sarà appunto, che hanno fatto in più persone, ci hanno lavorato. Facciamo vedere subito e poi cominciamo. Senso di
unione di collettività. Quello che dobbiamo recuperare in questa città è che deve diventare, appunto, dico sempre, da un condominio freddo a una comunità. È un lavoro enorme, lungo, ma bisogna lottare ogni giorno come se fosse l'ultimo, e di lottare anche per cose che noi non vedremo, hanno un valore immenso. Lotteremo per le cose che si cambieranno immediatamente, ma lotteremo per dare anche un respiro veramente lungo e lontano, che gli altri continueranno meglio di noi. Io vi dico sempre che questo tipo di progetto, chiamiamolo così, questo mettersi assieme, e ho visto che stanno venendo sempre persone meravigliose sotto ogni punto di vista, dalla loro professionalità, dalla loro anche umiltà, non c'è qualcuno meglio di un altro, però tutti stanno credendo che forse messi assieme possiamo fare qualche cosa. Ora, aprire questa strada che sembrava impossibile, intanto oggi già è aperta, già è aperta. Per esempio, ti chiedo all'amministrazione se si ottiene, ecco, quella sull'archivio storico e sui libri, la gente l'ha visto una vittoria, me lo dico, ah, beh, si è vinto. No, si vince se la direzione è giusta. E ci sono delle cose che forse, non forse, che noi non vedremo mai, ma abbiamo fatto i primi passi per arrivare molto lontano, ovviamente. Io sempre penso a quelli che per esempio hanno lottato durante il fascismo, che era un periodo molto più difficile del nostro, dove la gente li uccideva senza pensare a portare un avvocato, non avere nessun diritto, e lo hanno fatto. Lo hanno fatto le persone semplici. Io vi dico che, guardate, nella mia vita ai ragazzi a scuola, e qualcuno c'è qua, e vi dico, guardate, gente che mi ha segnato la vita, per esempio una certa Maria, non mi ricordo più il cognome, una contadina di Milazzo. Qualcuno dice che non sa leggere e scrivere, a mente una croce o una X. Forse molti di voi non l'hanno mai visto. E io un giorno ho visto Maria che doveva firmare una ricevuta, e ho detto, ma che fai Maria? E ha messo una croce, ho detto, ma non so firmare. E lei mi ha segnato la vita per la sua coerenza, gente determinata, con una dignità alta. Questa è la carta d'identità di un essere umano. E di questo qua io non me lo scorderò mai più. Eppure non aveva concetti con le parole alte, ma era la sua vita che incarnava una coerenza pazzesca. Ha occupato le terre incolte, ha fatto di tutto e di più, mi ha insegnato e mi ha dato uno scossone che neanche i miei genitori, che con la bontà, con l'amore che mi hanno dato, ma non avevano questo, anzi mi hanno scoraggiato. Mia madre ancora ora non sa dove sono andato, ovviamente non si è fantastico. Mangiamo, vediamo la televisione, e mi viene da spesso, e ma che fai? Ma sempre l'uomo di spesa, tutte le altre, ma io con quello stipendio, cosa fa fare? Tutto quello che lei mi ha dato, ma non capisce, non mi ha aiutato in questo, né mio padre, né mia madre, né i miei fratelli, mi hanno detto fermati, ma che stai facendo, sei folle. Ho trovato in altri padri e in altre madri questo, e poi sono stato anche possibilmente forse il padre e la madre di qualcuno, e qua ci sono dei ragazzini che oggi ho a scuola, da gente che era a scuola prima, Nino Urso è qua, Giampiero che lavora con questi macchinari pazzeschi che sono i computer e i telefonini che conosco poco, dico, meno male che lavora in un modo straordinario, ha messo in piedi, ecco, tutto questo l'abbiamo messo in piedi in poche persone, in poche persone, poi subito a crederci nelle cose, si aggrega quello, e qua vedo pezzi di gente che ha dato, da Antonio Manzero, a Daniele, a Sebastiano, gente che molto meglio di me lavorano in questa città, non solo quelli che sono passati qua a parlare, che li ringrazio molto, ma tutti questi altri, sono persone che hanno dato veramente, possono usare la scarpa a quelli che ho citato. Sono bellissime, c'è un'energia spaventosa, già nell'essere umano, e alcuni di loro hanno incarnato veramente in 40 anni di lotta, senza se e senza ma, forti, ci siamo sentiti, ci siamo legati, indipendentemente poi da appartenenze, associazioni, partiti, dobbiamo essere molto più liberi di questo. Se c'è una battaglia concreta di bene comune, stiamo assieme, facciamo troppo sforzo a trovare quello che ci divide, e invece quello che ci unisce, dobbiamo cercare di stare assieme e di portare avanti queste battaglie tutte, una dopo l'altra. La
la dignità del lavoro, la ovvio. Ma Martin Luther King diceva, ma vedete, qua si parla sì del lavoro, di tante disgrazie che per ora, di tante vertenze, che dobbiamo dare risposte precise, con gente competente, alcune già parole che arrivano, ma tu chi sei? Sei solo, ma tu chi sei? Hai competenza, infatti io sono il sindaco di tutti, il sindaco non è quello che risolve tutti i problemi, da Obama al sindaco dell'ultimo quartiere del mondo, chi è che può fare di tutto? Solo Silvio, chiaramente, ovviamente. Ci penso io, ora qua io non sono nessuno, o c'è il noi, o ci mettiamo assieme, e purtroppo c'è la sindacatura che c'è un nome, anzi spero proprio che forse possa arrivare un altro e io mi tolgo da questa, ma non calice a mano, perché non mi sento degno e non mi sento bravo a fare questa cosa qua, ma certo il sindaco deve essere solo che rappresenta, ma poi ci devono essere le competenze di tanta gente, e stanno arrivando. Per esempio un'altra persona che per ora, dico, poi ognuno trova appunto sempre magari il capitolo per dire quello che non va. Dico per esempio che Andrea Sciacca ha cercato di frenare quello che è lo scempio che i palazzinari vogliono fare in questa città. Ha bocciato 1000 progetti, non l'avevano fatto mai, non siamo abituati che a capo di istituzione c'è questo. Poi possiamo dividerci, in altre cose, può essere che Andrea Sciacca farà qualcosa che non va, e glielo diciamo, e se faccio qualcosa che non va, prendetemi a calcio e buttatemi fuori, questo deve essere sempre chiaro, la delega mai a nessuno, io dico sempre un fatto, se ci fosse San Francesco, che abbiamo tutti ovviamente una fiducia immensa più di noi stessi, perché io sbaglierò, ovviamente, San Francesco è veramente il massimo della spiritualità, ecco a San Francesco te li andiamo a dire, guarda, tieni, fai tu perché siamo sicuri che non ci tradirai. Nel momento che gli diamo la delega abbiamo mortificato la democrazia. Allora la democrazia è basata sulla partecipazione. Se smontiamo questo tassello ci togliamo noi la responsabilità e la democrazia regolata non funziona mai. È quello che noi ci conquistiamo giorno per giorno. Io ogni giorno faccio le prostrazioni a quelli che hanno conquistato appunto e hanno realizzato una Costituzione, si sono messi assieme gente da cattolici a comunisti, sono stati bravi, noi qua se siamo in due ci dividiamo, loro sono stati bravi, si sono messi assieme e sono riusciti addirittura da cattolici a comunisti, da gente che si sono scannati ideologicamente a fare la migliore Costituzione del mondo, ci hanno dato un esempio molti anni fa e lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo tenere alto. Un'altra persona che mi ha colpito, non solo per quello che ha fatto, ma ho conosciuto questo vecchietto, aveva 85 anni, 90 anni, quando l'ho conosciuto, piccoletto, tremante, che quando parlava le lacrime uscivano a fiumi, ma perché la sua semplicità era straordinaria e quello che diceva era proprio, spremeva il cuore e uscivano gocce di saggezza, ancora 85 anni, tranquillo, cercando di guardare al futuro, e il futuro non è la nostra carne che passa, noi tutti qua passiamo in un attimo, non è questo il problema, la nostra dignità, le nostre lotte hanno un valore alto che ne vale la pena vivere la vita così, e allora stare assieme e alcuni punti precisi, non faccio discorsi soltanto che sembrano nell'aria, intanto guarderemo le cose con gli occhi dei bambini, perché i bambini dobbiamo stare attenti, perché qualunque percorso, ho la fortuna di fare questo lavoro, di stare con i ragazzi, dalla mattina alla sera, sono 39 anni che insegno, sono tutti i giorni con loro, anche di pomeriggio, e vedo le trasformazioni. Allora, se una società non investe nel modo serio e saggio, nei bambini, nei ragazzi, negli adolescenti, il futuro sarà rovinato. Questa città non ha costruito nulla per loro, 50 anni non ho visto fare una biblioteca. Anzi la volevano distruggere, veramente sono lontani dalla realtà. Ora io capisco
capisco che tante cose forse sono difficili e qua dobbiamo spremere la nostra testa e il nostro cuore per trovare prima anche le idee a costo zero. Ce ne sono. Mi fa molta tenerezza di tutte quelle famiglie povere che sono riuscite ad andare avanti anche con 13, 15 figli. Ma come facevano? Anche con le patate e il pane duro riuscivano a mettere su il pasto. Allora per i propri figli, per l'amore che avevano, trovavano le risorse anche dal nulla. Qui ci sono risorse infinite. Già solo quello che c'è in questa stanza si cambia una città in tutti i sensi. Guardate, dobbiamo fare un patto, dato che per me non mi interessa la questione se arriveremo o non arriveremo, certo, se si entrerà in quelle stanze faremo assieme delle cose veramente anche straordinarie dal punto di vista pratico, però dobbiamo fare un patto, qui non facciamo come tanti altri, che si fanno nessuno le liste due mesi prima o sei mesi prima delle elezioni come funghi e perdendo poi scompaiono. Dobbiamo stare ancora qui assieme, progettando con Non ce l'abbiamo con nessuno, assolutamente.
sta bene, siamo felici per lui. Sono molto seccato quando qualcuno non ha nulla. E di quello noi dobbiamo stare accanto. Questo deve essere molto chiaro. E insieme faremo progetti credibili. Cose per la collettività. Mi è venuto in testa nel 2006-2007 una cosa semplice. Facciamo la flotta comunale. C'è l'ATM in deficit e poi con le navi la ricchezza va solo ad alcuni. La ricchezza va solo ad alcuni. Io non ce l'ho con quei qualcuno, perché loro possono continuare a lavorare, ma senza fare il danno alla collettività. Lo hanno fatto, lo hanno fatto. Lo hanno fatto. Una flotta comunale vuol dire che passiamo a Reggio con pochi soldi quelli che sono residenti a Messina e a Reggio. Ne abbiamo diritto per continuità territoriale e poi è per costruire una unica città. Questo è molto bello. Quante debolezze, quante stupidità sulle parole con quasi quasi Reggini. E qua escono le battute, i calabresi, quei catanesi, ma che problemi? Veramente siamo molto scarsi. Questa cosa della flotta unisce i popoli, unisce i territori, noi andiamo di là facilmente. C'è un'economia che chiaramente a catena va ad aumentare, andremo al teatro facilmente di là e lo verranno qua. Poi addirittura queste navi fanno economia e vanno nelle casse comunali. Una cosa impensabile, perché le cose comunali statali devono andare sempre male, in modo che veniamo ai privati. Allora, grande dignità che riusciamo a fare qualcosa. Dico, assolutamente idea, questo zero stanno arrivando a mai finire. E poi sarà una cosa semplice, metteremo sul tavolo, chiaramente, la gente con un click deve sapere, non come facciamo qua, andate lì per un progetto, non avendo i soldi, era la frase, però poi ce l'avevamo per gli amici. E invece deve essere tutto online, tutto chiaro, e allora è come una famiglia, se ha 3.000 euro, ai figli gli dà 10.000 di scarpe al figlio, lo manda a Londra, gli dà, manda in pizzeria, un giorno va in casa integrazione, riunisce la famiglia, il papà e la mamma, abbiamo ora solo 700 euro amici. E allora, se al figlio gli dai ancora 10 paia di scarpe e all'altro 2, non funziona. Se da 10 paia sono tutti 2 perché non abbiamo più i soldi, se ne fanno una ragione, e allora ok. Allora qua mi dicono, ma non ci sono soldi, altrimenti... Questo è un atto d'amore, questo è un atto d'amore. Di tutti noi, non mio. Io non, veramente voglio scomparire. Se non c'è noi, io vi dico la mia cosa, ve lo dico, io me ne vado. Ma perché fallisce il progetto? Non perché a me non mi tiene la fatica, sono abituato alla gente che fa Maradona. Ce l'ho qua dentro la questione della resistenza. E a me mi interessa, ve l'ho detto, non la fatica, ma la direzione. Se la direzione cambia e mi volete lasciare solo, non è perché ho paura, non è, i fallimenti per me non esistono, non è questo. Il fallimento è del progetto che volete delegare. Qua ognuno di voi deve lavorare come me, alla pari di tutti, insieme, ognuno di noi deve tanto fatica per cercare di divulgare quello che è l'idea del progetto. Non ha importanza chi diventa assessore, chi non diventa assessore, non scendiamo a bassezze, perché chi fa l'assessore o il sindaco, ah, lavoreremo 18 ore al giorno, tutti con gioia. A proposito, un fatto che non è da poco, siccome la gente ha sfiducia nelle istituzioni ormai e soprattutto nei politici che sono una casta, lo diciamo già da troppo tempo, non è una grande cosa, non è una grande cosa. Io prendo il mio QD, non è una grande cosa, però penso che è anche importante. Voglio restare con lo stipendio di insegnante, che non è granché, però voglio restare con lo però ovviamente con la bicicletta ci vendiamo la macchina qua del comune, dico grande, la vendiamo, chiaramente facciamo le bicicletta. E quando un assessore e un sindaco andrà a Roma per motivi istituzionali non potrà andare negli alberghi a 4-5 stelle, che è vietato, diventare però è vietato, pagano i suoi soldi, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi e non faccio moralisti a nessuno, ognuno parla di propri soldi, se li può sparare in un giorno o in un anno. Sono fatti personali, con i soldi della collettività dobbiamo essere seri. Allora si va. Bisogna che subito le fatture online, perciò uno saprà, il sindaco è andato a Roma, l'assessore è andato a Roma, bene, è andato, ha preso l'aereo, glielo paghiamo,
ovviamente andrà in albergo, andiamo a bere breakfast, va a mangiare, le fatture messe online, perché la gente deve recuperare la fiducia, allora usciranno dalle case e dire: ah, ok, con questi pazzi ci possiamo ragionare. E allora vengono e danno il loro apporto. Ecco perché, andando a chiedere, molta gente sta venendo. Maria Teresa Colli, che non è potuta venire, ma voleva venire qua, che è una bella esperienza. Hanno vinto a Barcellona, se non è possibile al Regno di Emilia. Hanno vinto! Hanno vinto! Allora, voglio parlare un attimo della questione del Pinelli e del teatro occupato, che quel giorno che è stato occupato c'ero, lo rivendi, io ero lì e sono entrato con i ragazzi e non rimango perché insegno e per motivi di tempo, ma ci sono dentro in quella filosofia, sostengo quello che si sta facendo al Pinelli, guardano la pagliuzza e non la trave, guardano la pagliuzza e non la trave, è illegale il filo rosso dell'illegalità? Renato, ti interrompo per dire a te e alla platea che in questo momento Pinelli è pieno zeppo di Digos. Ora andremo lì. Stanno andremo lì. Uscini da qua, ci andremo tutti. Allora, si guarda la pagliuzza e non la trave. L'illegalità è delle istituzioni che per 17 anni hanno lasciato il teatro in quelle condizioni. Questo è il problema. Tutta la fiera e i padiglioni dati alla cultura, come il terzo, quarto e quinto piano che dal Palazzo della Cultura devono andare via perché sono uffici e deve essere restituito alla cultura e ai ragazzi che non sanno dove sbattere la testa. Nel 91 solo per un volantino mi hanno processato per istigazione alla diserzione. Andiamo bene come sindaco, va benissimo. Perché dicevo di segnare la cartolina per la guerra in Iraq? Non ci vado, la brucio la cartolina e invito tutti a bruciarla. Mi hanno chiamato, 5 anni di carcere, erano pronti, processo, anzi mi volevano evitare il processo. Quel GIP è stata una brava persona, mi ha detto: guardi, se lei firma, ero io con lui nella stanza, ho detto: io la stimo, mi sembra un'ingiustizia, lei firmi qua e chiudiamo. Mi aveva preparato il foglio che tipo l'avevo fatto io, da mettere una firma, gli ho detto: grazie per la stima, ma non mi sento di firmarlo, affrontiamo un processo, perdiamo forse il posto di lavoro, perdiamo la mia libertà, però non perdo la mia dignità. Abbiamo affrontato il processo, è stato bellissimo, perché dobbiamo andare nella nostra direzione. E quando mi hanno detto: ha qualcosa da dire al processo, ho detto: voleva avere l'aggravante, quello che ho detto in quel volantino lo ridico, se mi mettete dentro lo dico da dentro, poi dopo 5 anni io esco fuori, lo dico da fuori, finché campiamo, facciamo questo gioco e andiamo avanti. Io mi ricordo che è stato, quando ci sono riuniti in camera di consiglio, l'avvocato mi ha detto che c'erano gli avvocati meravigliosi, che avevano difeso dal breve, insomma ero in buona compagnia, e praticamente mi ha detto: guarda, non ti hanno condannato perché è da troppo tempo. Poi sono uscito e il fatto sussiste, ma non costituisce reato. Però nel momento del silenzio di ore, mi ricordo, insieme ai miei alunni, a tanta gente che ci vogliamo bene, qualcuno piangeva. No, perché piangi? È il giorno più bello della nostra vita, stiamo andando bene, stiamo andando dritti, non ci perdiamo. E questa è la cosa, che non ci perdiamo, è bellissimo. Perciò non ha importanza, ma che cosa possono essere 4 metri quadrati? Non ha importanza, è più libertà da dentro che stare fuori. Guardate, Terracini, Bertini, Gramsci, dentro il carcere c'era un'università! La vita è meravigliosa, è bellissima.